seborroica. Il punto sempre fondamentale è che applicando le regole melanomi non ne perdiamo. Vado avanti rapido perché tutte queste cose le abbiamo viste. Ecco, mamma mia quanta roba che abbiamo fatto lì. Troppa roba. Eccole qua. Allora, quindi, invece, parliamo delle lesioni blu. Il blu è un colore che ci attrae subito l'attenzione, no? È un colore che immediatamente, come dire, ci crea un problema, ci crea attenzione. Perché? Abbiamo detto che i colori variano a seconda del pigmento, dove si trova il pigmento. Il blu significa profondo. Il blu di per sé, però, preso da solo, non ha nessunissimo significato, proprio nulla. Ok? Questa è una lesione che è stata precedentemente crioterapizzata, quindi non conosciamo la partenza di questa lesione. Vediamo il paziente qua che arriva con questa lesione, che è già blu clinicamente ed è blu dermoscopicamente. C'è solo blu, ci sono un po' di queste strie biancastre, queste strutture cristalline, come vengono definite, un po' di globuletti grigiastri. Non possiamo far diagnosi, c'è solo blu, non credo sia un nevo blu, per cui asportiamo la lesione e per il patologo è lo stesso, non si sa, ci sono solo melanofagi. Cioè tutto quel blu che noi vediamo in dermoscopia corrisponde a ammassi di melanofagi, ok? Quindi non c'è un elemento che ci fa fare una diagnosi, né da un punto di vista dermoscopico né da un punto di vista istologico. La lesione è asportata, il paziente è in follow-up e vedremo che succede. Quindi il blu di per sé veramente può essere a volte assolutamente aspecifico. Quello che è importante è quello che troviamo intorno al blu, no? Quindi se abbiamo una lesione blu con queste aree ben demarcate, rosso, blu, nere, siamo di fronte a un angiocheratoma, un angioma, ok? Se abbiamo una lesione bluastra in cui troviamo delle aree di ulcerazione e delle aree con questi vasi arboriformi, siamo di fronte a un basalioma, no? Se invece una lesione prevalentemente blu, in periferia riconosciamo qualcosa che ci dice che la lesione è melanocitica, siamo di fronte a un melanoma, ok? Quindi il blu da solo è raramente significativo, se non per una diagnosi che è il nevo blu, ok? E il neoblu molto spesso è.